Polemiche ed avvalentamenti tengono banco a Cerignola nel Foggiano a 4 giorni dal decisivo ballottaggio che vedrà contrapposti domenica 14 giugno il candidato sindaco del centro-sinistra Tommaso Sgarro ed il leader del movimento politico La Cicogna Franco Metta. Ancora una volta le polemiche investono il mondo dell'informazione. Il leader cicognino nell'ultimo comizio che ha tenuto a Piazza Duomo se l'è ancora una volta presa con i colleghi del web.it. Ormai attaccare l'informazione per l'avvocato Metta è diventata una battaglia personale, ma ormai questo non dovrebbe fare più notizia. Venendo invece agli apparentamenti ufficiali, una lista civica che al primo turno ha ottenuto 552 voti ed il suo leader hanno deciso di dare l'appoggio al movimento politico La Cicogna. Invece più tranquillo Tommaso Sgarro nel suo comizio politico domenica scorsa davanti alla Villa Comunale. E tra l'altro ha ottenuto anche l'appoggio del nuovo centrodestra che con il coordinatore provinciale Di Giuseppe ha confermato il pieno appoggio, pur confermando la propria identità ed autonomia politica.